Su che frequenza? TAC 9. Salve, tenente. Sono diretti a nord dell'aeroporto. Ci pediniamo con 4 unità. Qui è Vincent Hanna in area 18. Con chi sono collegato? Ciao Vincent, sono JJ in area 40. C'è Richard Glover con me. Lui è sulla 105 in direzione est. Sta per imboccare lo svincolo della 110. Effettuate il pedinamento alternato? Sì, abbiamo 2 unità che lo precedono e 3 che lo seguono. Bene, dirottane subito una sulla Vermont, che la rilevo io. Andiamo. Quanto sono? A 100 metri? A 200 metri? Di più? Di meno? Quanto? 300 metri, corsia centrale. Andiamo. Te la prendi una bella tazza di caffè con me? Volentieri, perché no? Allora seguimi. Sette anni a Folsom, in isolamento per 3, McNeil in precedenza. McNeil è un carcere duro come dicono. Ti occupi di scienza penitenziaria? Hai intenzione di tornarci? Sai, ne ho conosciuti alcuni che facevano qualche cazzata apposta per farsi ribeccare. E tu? Devi aver conosciuto proprio i più stupidi. Ah, ne ho conosciuti tanti. Mi ci vedi a rapinare un negozio di liquori con scritto in fronte arrestatemi, sono un perdente? No, in effetti no. Bravo. Non tornerò mai in prigione. Allora è meglio che tu cambi lavoro. È quello che mi riesce meglio. Organizzare colpi, a te quello che riesce meglio, cercare di fermare gente come me. Insomma, una vita regolata non ti piacerebbe. Quale sarebbe? Il barbecue e la partita in televisione? Già. Ed è questa vita regolata quella che fai? Che faccio? No, la mia vita... No, la mia vita è un disastro assoluto. Ho una figliastra incasinata come poche. Per il suo vero padre che, grazie a Dio, è un gran coglione. Ho una moglie, la madre, ma ormai siamo in rotta. Un matrimonio irrecuperabile, il mio terzo. E questo perché passo tutto il mio tempo a dare la caccia a quelli che fanno il tuo lavoro. Ecco la mia vita. Una volta uno mi ha detto
Non fare entrare nella tua vita niente da cui tu non possa sganciarti in 30 secondi netti se senti puzza di sbirri dietro l'angolo. Se tu stai sempre presso a me e dove vado io vai anche tu, beh, come pretendi di tenerti una moglie? Questa è una bella domanda. Tu invece sei un monaco. Ce l'ho una donna. E che le racconti? Che faccio il rappresentante. Quindi se dovessi vedere me arrivare da quell'angolo, abbandoneresti la tua donna, senza neanche salutarla. Rientra nella disciplina. È un po' superficiale, no? Sì, può darsi che lo sia. O l'accettiamo, tanto vale che cambiamo mestiere. Io non saprei che altro fare. Ah, io neanche. E nemmeno vorrei fare altro. E io neanche. Da un po' la notte ho un sogno ricorrente. Sono seduto a una grande tavola imbandita insieme a tutte le vittime di tutti gli omicidi su cui ho indagato, sedute a tavola anche loro, e fissano tutte me, con quelle orbite nere e vuote. Molte di loro in testa hanno un foro di proiettile, da cui cola sangue. Altri sembrano palloni, per quanto si sono gonfiati, perché li ho trovati solo 2 settimane dopo che erano stati ammazzati. I vicini avevano sporto denuncia per la puzza. Insomma, stanno tutti lì, seduti, composti. E che ti dicono? Niente. Non parlano? No. Forse perché non hanno niente da dire. Stiamo seduti e ci guardiamo. Loro guardano me e nient'altro, è questo il sogno. Io invece sogno di affogare. Allora devo svegliarmi e mettermi a respirare o morire nel sonno. Conosci il significato? Sì, avere ancora tempo. Ah, ancora tempo? Per poter fare quello che vuoi? Sì, esatto. E ora lo stai facendo? No, ancora no. Eccoci seduti qui. Io e te normali come 2 vecchi amici, ma tu fai quello che fai e io faccio quello che devo fare. E ora che ci siamo conosciuti, se quando sarà dovrò toglierti di mezzo, potrà non piacermi. Ma ti avverto, se mi troverò a scegliere fra te e un poveraccio che per colpa tua rischia di lasciare una vedova, scelgo te, senza neppure esitare. Trascuri l'altra faccia della medaglia. Cosa succederebbe se tu mi incastrassi e fossi io a dover scegliere? Perché per nessun motivo ti permetterai di fermarmi. È vero, ci siamo conosciuti, sì. Ma neppure io esiterei, nemmeno un istante. Forse è proprio così che andrà. Oh, chi può dirlo? O forse non ci rivedremo mai più. Ci hanno seminati. Cosa? Ci hanno seminati. Come sarebbe ci hanno seminati? Chris è sfuggito ai nostri agenti. Non ha parlato del prossimo colpo con Charlene, quindi non c'è niente da sapere da Marciano. Io ci ho provato. È scappato anche Cerito? Sì, il trasmettitore era su un autobus per San Clemente. Insomma, hanno eluso la sorveglianza. Sì, e tutti contemporaneamente, alle 9 in punto. Sono stato seduto con McCauley! Fino a mezz'ora fa, Cristo! E c'eravamo. Poi McCauley è andato all'aeroporto, dove gli elicotteri della sorveglianza non possono volare. La sua macchina è ancora lì. Lui è scomparso.
E ora non è che per caso qualcuno ha un'idea di dove accidenti li possiamo ritrovare?